chirurgia sta cambiando molto negli ultimi anni. Ormai la maggior parte dei pazienti vengono sottoposti a interventi con chirurgie mini-invasive, quindi con la laparoscopia e con la robotica, perché si è visto che soprattutto nel paziente con cirrosi epatica i risultati sono estremamente buoni e ha cambiato radicalmente anche l'approccio al paziente sottoposto a intervento, perché ha degenze molto brevi e può ritornare alla vita normale molto rapidamente dopo la chirurgia. Ecco, c'è un'integrazione di terapie, sempre più ci sono integrazioni tra diverse terapie, quindi la chirurgia assieme ad altre terapie, le terapie ablative locali e in alcuni casi, ancora purtroppo non molti, c'è la possibilità di pazienti che sono stati sottoposti a una terapia sistemica poi di tornare verso una chirurgia più di una chirurgia curativa del nodulo di epatocarcinoma o una termoablazione oppure una chirurgia ablativa dei vari noduli. Per cui sta cambiando anche un po' il rapporto tra i diversi tipi di terapie dove spesso si integrano le diverse terapie. Quindi non è solo il paziente viene indirizzato a una terapia e fa solamente quella, ma oggigiorno spesso si associano diversi approcci terapeutici e sempre più probabilmente sarà così. Già c'è una forte collaborazione tra noi e la provincia, nel senso per diversi tipi di patologie, anche per l'epatocarcinoma, i colleghi della provincia fanno riferimento ai centri hub per alcuni tipi di approcci terapeutici. È chiaro che in provincia spesso manca un tassello magari delle varie fasi della terapia, per cui se noi espandiamo questo nostro modello di approccio multidisciplinare, è più probabile che possiamo offrire ai pazienti più estesamente anche in altre sedi, i diversi tipi di approccio terapeutico, quindi di includere tutte quelle che sono le opzioni di terapia, non solo quelle disponibili magari nell'ospedale periferico. Certo.